locali di San Domenico, quelli domenicani, perché qui a Cagliari abbiamo la bella chiesa di San Domenico, e vengono da Bari, la Basilica di San Nicola di Bari, e ci danno questa gioia di celebrare con loro questa Eucaristia. Noi appoggiamo loro il benvenuto e preghiamo, preghiamo per noi, preghiamo per la loro comunità, che siano i benvenuti. In questa messa vogliamo ricordare e pregare il Signore per i defunti, Orazio e Nina. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri nella memoria della Beata Vergine Maria di Bonaria, chiediamo umilmente perdono al Signore per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Rafforza, o Signore, i nostri piedi sul tuo cammino, perché liberati dalle tempeste della vita presente, per la gloriosa intercessione della sempre Vergine Maria, meritiamo di raggiungere felicemente porto della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Allora gli Apostoli lasciarono il Monte degli Ulivi e ritornarono a Gerusalemme. Questo monte è vicino alla città, a qualche minuto di strada a piedi. Quando furono arrivati, salirono al piano superiore della casa dove abitavano. Ecco i nomi degli apostoli: Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone che era stato del partito degli Zelotti, Giuda figlio di Giacomo. Erano tutti concordi che si riunivano regolarmente per la preghiera con le donne, con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Alleluia. Alleluia. Sei benedetto.
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù, allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci con fiducia a Dio perché esaudisca le nostre preghiere mentre celebriamo le meraviglie compiute dal suo amore in Maria, nostra patrona ed avvocata. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci. Ascoltaci, oh Signore. Perché la nostra patria si mantenga fedele alle nobili tradizioni cristiane per la sua vera grandezza e per la felicità temporale ed eterna dei suoi figli, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché i naviganti e quanti nelle più svariate situazioni della vita incontrano rischi e pericoli possano trovare in Maria una guida e un soccorso, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché noi, riuniti per celebrare l'Eucaristia, sappiamo imitare Maria nell'accogliere Gesù e presentarci al Signore come popolo a lui gradito, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Esaudisci, Signore, le nostre suppliche e concedi ai tuoi figli la salute dell'anima e del corpo, affinché ti amino con tutte le loro forze e compiano con perfetto amore le cose che ti sono gradite. Te lo chiediamo per l'intercessione di colei che è madre del tuo figlio, Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della beata sempre Vergine Maria, per opera dello Spirito Santo, ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui ti allietano gli angeli, si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. A loro canto concedo, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Arrigo e tutto l'ordine sacro. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai regno, con la potenza e la gloria di sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
Preghiamo. O Signore, il sacramento ricevuto custodisca i tuoi fedeli e per l'intercessione della madre del tuo figlio unigenito li preservi dalla corruzione del mondo e li conduca felicemente alla patria celeste per Cristo nostro Signore. Amen. Al termine di questa celebrazione eucaristica desideriamo ringraziare Padre Salvatore e la sua comunità per l'accoglienza riservataci e offrire un piccolo dono, segno della nostra comunione con loro, un'icona di San Nicola, nostro patrono che veneriamo a Bari. Grazie Padre Salvatore e buon lavoro. Ecco, mi vengono in mente, permettetemi, poiché mi è offerta l'occasione, di fare una parola di commento sul Vangelo, perché, ecco, San Giovanni Paolo II, quando venne qui pellegrino sul monte di Bonaia e commentava il passo del Vangelo di Giovanni al capitolo 19, in cui Gesù morente affida sua madre al discepolo prediletto, diceva così: non si tratta soltanto di offrire a Maria una casa, e da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Il testo greco dice: e da quel momento il discepolo la prese fra le sue cose proprie, eista idia, quindi fra i beni preziosi, fra i beni più cari. E quindi è quello che vogliamo fare anche noi, prendere Maria con noi fra i beni nostri più cari, più preziosi, e portare sempre con noi la sua presenza materna. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. L'avesse detto, rendiamo grazie a Dio.